Allora, abbiamo capito una cosa, che con riferimento al modellino carta e penna, mentre col modello carta e penna il mio esecutore umano si metteva carta e penna e scriveva le varie cose, nel sistema di calcolo non c'è carta e penna, ma c'è la memoria. La memoria abbiamo detto che è fatta di registri, i registri contengono un certo numero di bit, e abbiamo capito come io posso scrivere sia valori numerici utilizzando una codifica, sia caratteri. Quindi nella mia memoria io posso scrivere sia testo sia numeri. Quindi la memoria può essere un valido sostituto del modello carta e penna che abbiamo visto prima. Chiaramente se io devo memorizzare informazioni come nomi di persone avrò delle stringhe di caratteri, se devo scrivere Claudio avrò un byte che contiene il carattere C, un byte che contiene il carattere L e così via, magari lo metterò in posizioni adiacenti nella memoria, per cui andando a leggere i byte 0, 1, 2, 3 e 4 trovo la sequenza di caratteri che corrisponde al mio nome, ho scritto il mio nome in memoria. Se voglio codificare dei numeri, mediante queste codifiche che vi ho detto, posso scrivere delle informazioni. È chiaro che 8 bit mi fanno scrivere, per esempio, i numeri naturali da 0 a 255, ma sono pochini. Se voglio scrivere numeri più grandi, beh, posso fare la stessa cosa. Invece di prendere un solo byte, così come per le stringhe prendo più byte per scrivere il mio nome, C, L, A e così via, se voglio rappresentare numeri interi più grandi, invece di prendere un unico byte, ne prendo due. A questo punto ho 16 bit, ma su 16 bit rappresento 2 alla 16 cose diverse. 2 alla 16 fa circa 64.000. Se sono ancora pochi, ce ne metto 4. E ne faccio 32, con 32 sto nell'ordine del miliardo e così via, posso allungare la rappresentazione. Quindi mettendo insieme o un singolo byte o più byte posso rappresentare numeri interi più grandi, così come mettendo insieme più byte posso rappresentare stringhe di caratteri e quindi memorizzare nomi all'interno o del testo all'interno della mia memoria. Va bene. Ma noi, quando abbiamo studiato il modello carta e penna fatto dal nostro esecutore umano, abbiamo anche detto che lui sulla carta scrive anche le istruzioni. Allora, nella memoria centrale, oltre a scrivere i dati, e li scriviamo in questa maniera, dobbiamo scrivere anche le istruzioni. Il problema è: come faccio a scrivere le istruzioni in memoria, tenendo conto che la memoria è fatta così? Allora, chiaramente, anche qui c'è bisogno di una codifica, cioè dobbiamo stabilire un criterio in base al quale dentro registri di memoria fatti così ci scriviamo delle istruzioni. Allora, quale potrebbe essere il criterio? Allora, così come io ho detto prima, guarda, io prendo questa particolare sequenza di bit e ci associo il valore del carattere A, quest'altra sequenza di bit e associo il valore del carattere B e così via. Allora, se voglio esprimere un'istruzione, devo codificare questa istruzione in maniera più semplice, capite? Se io voglio codificare un'istruzione complicata, tipo calcolami il valore minimo tra questi tre numeri, questa è una roba complicata, non la riesco a esprimere in una semplice istruzione. Allora, poiché ora stiamo lavorando proprio al livello del linguaggio macchina, cioè il livello del linguaggio che capisce questo semplice processore centrale, chiaramente dobbiamo utilizzare un linguaggio più semplice.
un linguaggio che lui possa immediatamente capire, altrimenti ci troviamo nell'anomalia di prima, cioè che il mio comando elementare è di livello troppo alto per la capacità del mio esecutore. Qui l'esecutore è un esecutore molto elementare. Allora, quali sono i formati tipici per esprimere le istruzioni? Ragazzi, per capire questi formati facciamo riferimento all'istruzione più semplice possibile. L'istruzione più semplice possibile è un'istruzione che fa, per esempio, un'operazione aritmetica. Allora, se io devo scrivere A uguale a B più C, questa istruzione richiede di indicare questa variabile che il primo addendo, questa variabile che è il secondo addendo, questa variabile che rappresenta l'indirizzo di memoria dove deve essere scritto il risultato. Allora, per poter eseguire questa semplice istruzione, io devo immaginare che nella mia memoria ho assegnato, per esempio, un registro alla variabile A. Io ho assegnato ad esempio il registro 1000, un registro alla variabile B, gli ho assegnato il registro 1001, un registro alla variabile C, gli ho assegnato il registro 1002. Allora, fare questa operazione significa andare in memoria all'indirizzo dove c'è la variabile B. Supponete che qui dentro c'ho scritto 8 e qui dentro c'ho scritto 4. Qui c'è il valore numerico 8 scritto in questi bit con la codifica che abbiamo visto prima. Qui c'è il valore numerico 4 scritto in binario con la codifica che abbiamo visto prima. Allora, io devo fare questa somma. Allora, il mio processore, per eseguire questa istruzione, deve andare in memoria all'indirizzo della variabile B, deve prendere questo valore e deve portarlo all'unità aritmetico-logica, la macchinetta da tavola. Poi deve andare in memoria, prendere quest'altro valore e andarlo a scrivere nell'altro registro della mia macchinetta da tavola. La macchinetta da tavola che noi usiamo, l'unità aritmetico-logica del processore, ha due registri di ingresso e un registro risultato. Quindi io devo prendere questo valore, cioè tutti questi bit, e li metto nel primo registro dell'unità aritmetico-logica, cioè questo pure è fatto di bit, devo prendere pari pari questi bit e li metto qua. Devo prendere pari pari questi bit e li metto qua. Questa è l'unità aritmetico-logica. C'è un registro risultato. Qui troverò la rappresentazione in binario di questa somma che ho effettuato. Allora, per eseguire questa istruzione, il processore deve andare in memoria a questo indirizzo. Prende questi bit e li copia qua. Poi va in memoria a quest'altro indirizzo. Prende questi bit e li copia qua. Poi fa l'operazione di somma e qui c'è il risultato. Il risultato lo va a scrivere in memoria all'indirizzo della variabile A, cioè all'indirizzo 1000. Qui dentro copierò questi bit da qui a qui. Questo è quello che succede a livello fisico quando faccio un'operazione con il mio processore. Ma come faccio a dire al mio processore fai tutta questa roba? Glielo devo dire in un linguaggio che lui sia in grado di capire, e una volta che ho trovato il linguaggio devo poter scrivere in memoria nella parte istruzioni l'istruzione che lui deve seguire, cioè come ho codificato i dati in bit così devo codificare anche l'istruzione in bit. Allora, una cosa semplice che mi viene in mente è questa. Immaginate che qual è la quantità minima di
dati che io posso utilizzare per fare un'operazione di somma. Primo addendo e secondo addendo. Allora, immaginate che io scriva in memoria. Questo mi rappresenta il codice operativo. Questo è l'operando 1, questo è l'operando 2. Allora, devo scrivere questa roba in bit. Allora, la prima cosa che mi chiedo è: quanti bit mi servono per codificare le possibili azioni che deve fare il mio processore? Ragazzi, se io avessi un robottino che deve fare 9 cose, si può muovere a destra, si può muovere a sinistra, si può muovere avanti, si può muovere indietro, può aspirare oppure può soffiare, quindi fa 6 operazioni. Allora, io devo mandargli delle informazioni che gli dicono: muoviti a destra, e lui si muove a destra, muoviti a sinistra, lui si muove a sinistra, avanti, dietro, soffia o aspira. Poiché gli sto facendo una trasmissione, gli devo trasmettere un segnale. Questo segnale lo trasmetto codificato. Supponete che lo voglio codificare in bit. Allora, codificare in bit che significa? Significa che devo trovare qual è il numero minimo di bit che mi servono per associare a ogni sequenza di zeri e uni una azione. Lo vogliamo fare insieme? Aiutatemi a fare questa cosa. Devo codificare 6 azioni diverse. Secondo voi quanti bit mi servono per scrivere questa roba? Uno è troppo poco perché uno ci scrivo 2 cose. 2 bit è troppo poco perché ci scrivo 4 cose. 3 bit va bene perché posso scrivere 8 cose diverse. Allora io potrei dire 0, 0, 0, 0 significa vai a destra. Abbiamo detto 3 bit. Questo significa vai a sinistra, questo vai avanti, questo vai indietro, questo significa soffia, questo significa aspira. Le ultime 2 configurazioni sono delle no operation. Cioè il mio robot non fa niente. Allora guardate, io ho fatto una semplice codifica. Quando voglio che va a destra, gli mando questa sequenza di bit, lui la riceve e si muove a destra e così via. Ho fatto una codifica. Allora vi faccio la stessa domanda: se qua questo mio processore deve fare 4 cose, fare 4 operazioni, somma, sottrae, moltiplica, dividi, di quanti bit ho bisogno? Di 2 bit. Allora io posso dire: guarda, alla sequenza 00 gli dico somma, alla sequenza 01 sottrai e così via. In realtà il nostro processore non può fare solo queste 4 operazioni, perché per comunicare tra processore e memoria deve fare almeno 2 operazioni fondamentali, quelle che abbiamo visto prima con la macchinetta da tavola. Quando voglio memorizzare un dato in un registro, gli scrivo store 01. Quando voglio richiamare un dato da un registro, faccio recall 01. Allora, oltre a queste operazioni, il mio processore almeno operazioni si chiamano di load e store, cioè di carica un dato e di
memorizzalo, le deve tenere. In realtà vedremo, deve fare anche altre cose. Quindi, se facciamo l'assunzione che con tutte le cose che deve fare, 2 bit sono pochi, mettiamoci perlomeno 4 bit e cominciamo a codificare le azioni che deve fare. Allora, in questo semplice schema sto dicendo, guarda, la sequenza di 4 bit 0000 significa somma, questo sottrai e così via. In pratica sto dicendo che in memoria prendo un registro e utilizzo i bit di questo registro per scrivere in maniera codificata qual è l'operazione che deve fare il mio processore. Ma questa operazione coinvolge tipicamente degli operandi. Allora, nei bit successivi, vale a dire nei registri successivi che stanno in memoria, che cosa scrivo qui per l'operando 1 e per l'operando 2? Voi qui che cosa ci scrivereste? Qui dentro ho scritto l'indirizzo di memoria dove si trova il dato. Allora, quando il mio processore legge dalla memoria istruzioni questi 3 byte, prende il primo byte, guarda questi bit e dice, ah, devo fare la somma. Ma che cosa sommo? Prende il secondo byte e dice, il dato che devo sommare si trova all'indirizzo di memoria 1001. Allora io vado all'indirizzo di memoria 1001, prendo questo numeretto e lo metto nel primo registro dell'unità aritmetico-logica. Nel secondo byte ci trovo l'indirizzo dell'altro dato da sommare. Vado qui dentro in memoria, trovo questo numeretto, trasferisco questi bit da qui a qui, ho preparato gli operandi per eseguire l'operazione somma. In base al valore numerico che c'è scritto qua dentro, a questo codice, dico all'unità aritmetico-logica somma, sottrai, moltiplica o dividi. Quindi in base a quello che c'è scritto qui dentro, l'unità aritmetico-logica fa l'operazione corretta. Il risultato sta scritto qua. E mo mi fermo. Mi manca quest'ultimo pezzo qui. Ma questo che operazione è? È un'operazione di store, perché ora il risultato numerico che ci ho scritto qui dentro me lo devo andare a scrivere in memoria così come facevo con la macchinetta da tavola. Quando ho fatto l'operazione sul display vedi il risultato, se faccio store 03 quel numeretto me lo metto nel terzo registro di memoria della calcolatrice. Ora, una volta che ho fatto l'operazione di somma, devo fare un'operazione di store. Allora, qui avrò come codice operativo i bit che mi dicono store. Come operando ci metto 1000. Allora, il mio processore, una volta che ha fatto l'operazione, qui si trova il risultato. Quando legge come altra istruzione che deve fare store 1000, prende questo numeretto e lo va a copiare in memoria all'indirizzo della variabile A, cioè scrive il risultato qui dentro. Ho fatto questa operazione da linguaggio C++, l'ho tradotta in linguaggio macchina. Vi faccio notare una cosa, che in questa operazione per fare la somma ho utilizzato tutti e 2 registri, ma per fare lo store ho utilizzato questo registro, ma questo mi è rimasto inutilizzato. Allora, se io usassi sempre un formato delle istruzioni che c'ha codice operativo e c'ha 2 operandi, in molte istruzioni, per esempio tutte quelle di load e di store,
mi troverei ad avere dei byte sprecati, perché qua non c'ho l'operando. In letteratura sono stati definiti formati delle istruzioni fino a 4 operandi. Nella pratica, i sistemi i linguaggi macchina di uso comune considerano istruzioni, formato delle istruzioni a 2 operandi o formato delle istruzioni a 1 operando. Quelli a 2 operandi alle volte hanno queste inefficienze. Per cui è stato anche introdotto un formato delle istruzioni che ha un solo operando. Ma se io ho un solo operando, come faccio a fare anche la più banale operazione di somma? Sempre due me ne servono. Allora, in queste architetture di linguaggio macchina, all'interno del processore viene definito un registro particolare che si chiama accumulatore. L'accumulatore mi funge da registro implicito. Giusto per farvi capire questa cosa, vi dico solo questo e poi vi giuro ci fermiamo. Se io volessi realizzare, quindi immaginate che nel mio processore, all'interno del processore, c'è un particolare registro che si chiama accumulatore. Allora, se io voglio fare questa istruzione, che devo fare? La prima cosa che faccio è un'operazione di load. Questo significa: caricami nell'accumulatore il valore della variabile b. Allora, qui avrò dei bit che mi rappresentano l'istruzione load, e poi in questo bit, in questi bit successivi, c'è scritto l'indirizzo della variabile b. Per esempio c'è scritto 1001. Allora il processore, quando legge l'istruzione, legge 2 byte. Il primo byte gli dice, capisce che cosa deve fare. Il secondo byte c'è l'indirizzo dell'operando. Allora questa è un'operazione di load. Allora lui va in memoria all'indirizzo 1001, prende questo valore e lo mette nell'accumulatore. Poi c'è un'operazione add c. Il codice add significa fai la somma. Allora lui che fa? Va in memoria all'indirizzo della variabile c, che è 1002. Prende questo valore 4, lo somma al valore 8 che c'ha nell'accumulatore, quindi l'unità aritmetica logica prende il primo valore direttamente dall'accumulatore, il secondo valore se lo va a prendere dalla memoria ed è il valore 4, fa la somma, il risultato lo va a scrivere direttamente nell'accumulatore. Quindi qui dentro io ci trovo il valore 12. L'ultima operazione che faccio è un'operazione di store, cioè ho fatto load d, add c, store a. Quindi load b mette questo valore nell'accumulatore, add c fa la somma utilizzando come operando implicito l'accumulatore, quindi fa accumulatore più c in accumulatore e quindi ho fatto questa somma, store a, prende il risultato dall'accumulatore e me lo va a mettere in memoria all'indirizzo della variabile a. Allora ragazzi, abbiamo capito una cosa, che questa istruzione che noi scriviamo in linguaggio C++ si traduce in almeno 3 istruzioni in linguaggio macchina. Questo solo per fare un'operazione di calcolo e assegnazione. Quando vi farò vedere che cosa succede per fare un confronto, che cosa succede per fare un ciclo, che cosa succede per fare un altro tipo di costrutto, capirete quanto il linguaggio ad alto livello è distante
dal linguaggio macchina. Questa cosa vi dà la percezione di quanto dovete stare attenti quando programmate per evitare di far esplodere la complessità computazionale del codice che scrivete. Va bene, io mi fermo qua.